Ciao a tutti, oggi gara non competitiva a Re del Bosco, ho preso il pacco gara qui al ritiro pacchi gara e tra un pochino inizierà la gara. Io ovviamente andrò molto molto lentamente perché sono fuori dall'allenamento da più o meno 10 anni. Siamo al bosco della città, a Rovereto, e la gara praticamente sarà una gara di 16 km. Poi iniziano a sparare cronometristi, no, in realtà mi sa che era un cacciatore, boh. Non lo so. Comunque niente, e ci vediamo dopo quando inizia la gara, tra poco. Adesso sono le 8.46 e 39 secondi, vedo là, e la gara inizia alle 9 e mezza. Mancano 6 minuti alla partenza, vi volevo far vedere una cosa molto interessante. Praticamente vedete, qua ci sono gli autori, perché c'è anche un contest artistico, grafico, in cui ognuno farà una illustrazione relativa a Re del Bosco e poi ci sono dei vari premi. Una cosa molto carina e molto interessante, perché così invece di fare solamente la gara c'è anche un po' un lato artistico e non è male. Poi vi farò vedere magari mentre produrranno le varie cose, quindi lì ritirano le tavole dove fare queste illustrazioni. A tra poco, 6 minuti alla partenza. Chi sarà quindi alla fine il Re del Bosco? Lo deciderà questa splendida gara organizzata con uno scenario magnifico. Corrono tutti, oddio! Il rientro al bosco della città, lo decideranno i nostri artisti attraverso un contest che dovrà venire. Ma corrono tutti! Scarretta! Michele, corrono tutti! Ci vediamo dopo! Eccomi qui, ufficialmente ultimo. No, c'è ancora dietro qualcuno, dietro. Io sono sempre dell'idea che chi va piano va sano e va lontano. Chi va forte vince. E va alla morte, no. Un po' di stanchezza, però vi faccio vedere, molto bello il percorso. Guardate che carino qua. No, non penso, no. Ma poi vinco, io. Vinco il premio maglietta dell'anno. Maglietta Re del Bosco vinco. Guarda che carino qua. Molto bello. Un momentino di pausa in mezzo alla natura, campagne, bellissima giornata, sono più o meno le 10 di mattina adesso, e sapete, è anche bello prendersi queste gare non competitive, un po' così con filosofia. Per tanti anni ho fatto gare agonistiche, fino a 10 anni fa, e però bello, no? Passeggiatine, più in cima alla montagnola, 800 metri di dislivello oggi, quindi non poco, perché conosce la montagna, non è una passeggiatina proprio così semplice e veloce. E vi farò vedere alcuni spazi qua intorno alla zona di Rovereto, eccetera. Molto bello qua il percorso, sale, credo che sia, si colleghi poi al giro del Monteghello, che è un giro abbastanza carino. Anche abbastanza semplice, il giro del Monteghello, invece il giro che facciamo oggi è un po' più complesso. Molto bello, dicevo. Sentite, stanno arrivando altre persone, perché chiaramente non tutti corrono, quindi c'è chi va come noi abbastanza piano pianino,
piano pianino. E tra poco. Oddio, oddio. Io faccio finta di correre a quei 10 metri che faccio il video. Guarda che bello. Primo piccolo ristoro. Io nomo, nomo. Ciao. Ciao, ciao. Com'è? Tutto bene? Bene, benissimo. Bene, bene. Bel percorso, eh? Molto adesso bello. Ti aspetta. La parte divertente. Io sono già distrutto. Adesso è dura. Adesso è dura. Hai capito? Sto marciando? No, camminando e un po' corricchiando, un po' marciando anche. Vuoi un pezzo di mela? Bambine? No, io sì. Vai, 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 vai. Non è mica un gioco, eh? Adesso vado, ha detto. Guarda quanti bambini che hanno. Tutto andiamo pure di sole, poi togliamo la testa. Questo è suo, sì. Tu hai tre bambini, vero? Due. Due. Perché sono sporchi, li ha già usati quelli lì. Che carino qui il posto. Vai, vai! Il primo della gara che sta tornando. È fortissimo. E noi invece, ecco qua il secondo anche. Doso. Bravissimo, vai, vai. Ciao. Bravi, ciao. Noi ci metteremo un po' di più, Ma non c'è problema. Meno male che stamattina mi sono fatto una striscia perché... No, scherzo. Stamattina ho bevuto un po' di energy drink. Io sono assolutamente contro le sostanze stupefacenti. E tra l'altro, secondo me è brutto chiamarle sostanze stupefacenti, perché se una cosa è stupefacente è bella. Cioè, dico, che maglietta stupefacente, bello. Cioè, bella, stupefacente vorrebbe dire bello. Invece le sostanze stupefacenti non sono belle. E dovrebbero chiamare sostanze dei merdaioli, sostanze degli sfigati, ok? Tipo, immaginatevi il telegiornale. Sequestrati questa mattina 10 kg di sostanze degli sfigati. Così si combatterebbe veramente la droga. Ovvio che se le chiamano sostanze stupefacenti, uno dice, cavolo, è stupefacente, provo anch'io. Io mai preso niente, però sono contro questo termine. Iniziamo a chiamarle sostanze degli sfigati. Poi vediamo quanti le comprano. Immaginatevi in discoteca, entrano a fare un controllo e dicono: siamo qua a trovare gli spacciatori di cose per gli sfigati. È ovvio che si svilisce tantissimo, no? Quindi questa cosa andrebbe rivista. Io proporrei di scrivere all'Accademia della Crusca e chiedere una revisione del termine. Inizio a straparlare, ragazzi. Avete presente Fantozzi quando inizia a avere le visioni? Ecco, io uguale praticamente. Ai ai ai, ai ai ai, il cuore a destra. Il cuore a destra invece che a sinistra.
Dai, su, forza, che tra 4 ore ho finito. Se siete arrivati fino a questa parte del video, vi anticipo che poi vi racconto cosa ho fatto negli ultimi 3 giorni, perché poi, sapete, è facile dire: ah, sei stanco, sei fuori allenamento, e qui e lì. Ma ho passato 3 giorni veramente d'inferno. Non è una scusa, perché non sarei andato molto più veloce di quello che sto andando adesso, però poi vi racconto. Niente, vi volevo informare che io praticamente non ce la faccio più, è una fame da lupi. Poi, se guardate i miei video sul mio canale YouTube, chi mi conosce già lo sa, ma io mangio parecchio, soprattutto in Giappone quando vado là. E molti mi dicono: ma come fai a rimanere così magro? A parte che non sono proprio magrissimo rispetto ad anni fa. Ma qualcuno crede, erroneamente, che facendo queste gare sporadiche si dimagrisca. In realtà no. Nel senso che se voi vi allenate ogni giorno, dimagrite. Ma se voi fate la sfaticata di oggi, che faccio io, consumerete 1500 calorie. Indicativamente, non lo so. Ma quando arrivate a casa, ne mangiate almeno il triplo. Quindi ingrassate. Infatti io, quando uno dice: vado a farmi una corsetta sporadica, non una corsetta, così dimagrisco. Io quando faccio queste cose qua, arrivo a casa e mi mangio anche il tavolo. Quindi non è questo il segreto per rimanere in forma. O fate allenamenti ogni giorno, oppure non è questo il metodo. Però molto bello, vedete? Finalmente un po' di strada non in salita. Finalmente. Quindi, se non rinizia la salita tra poco, praticamente io giovedì ho lavorato tantissimo al computer, dalla mattina alle 6:30 fino alla sera praticamente. Venerdì sono andato a dormire, giovedì all'1 penso. Venerdì mi sono svegliato alle 6 e sono andato con mia moglie a raccogliere funghi. Quindi ho dormito 5 ore tra giovedì e venerdì. Ho raccolto funghi tutto il giorno. Sì, giusto? Sì. Ho raccolto funghi tutto il giorno fino alla sera praticamente. Cioè, siamo tornati tipo alle 7:30 di sera a casa. Poi tra esci con i cani, tra una roba e l'altra. Venerdì sono andato a dormire all'1. Quindi tra giovedì e venerdì ho dormito 5 ore, tra venerdì e sabato ho dormito 5 ore. Sabato mattina, sveglia alle 6, ho fotografato un matrimonio tutto il giorno. Massacrante. No, non è stato massacrante perché comunque non era lontanissimo, però è stato abbastanza pesantino ovviamente. Tornato a casa da sera e una roba e l'altra, poi non avevo neanche sonno alla fine della sera, ieri sera. Quindi sono andato a dormire all'1:20 tipo. Questa mattina sveglia alle 6:20, quindi altre 5 ore. Quindi giovedì, venerdì, venerdì, sabato, domenica, 5-5-5. Non è un gran problema, Dormire 5 ore a notte per qualche giorno. Nel senso che ho fatto anche di peggio quando c'era qualche evento da fotografare. Magari un giorno ve lo racconterò. Però, insomma, è stata abbastanza faticosetta la cosa. E quindi oggi adesso non è che sia una scusa, perché vi assicuro che forse sto andando anche più del normale, non so perché. Nel senso che io comunque andrei molto lento, anche magari più lento di oggi. E non era una scusa, era solo per raccontarvi così la mia settimana com'è andata. Adesso io lavorerò, questa settimana lavorerò parecchio. E dopo la prossima settimana penso di prendere un po' di giorni di
mini relax, perché ci vogliono. Non è che non lavorerò, però lavorerò proprio poco, perché sono mesi che niente relax, insomma, zero. E poi perché tra 2 settimane circa torno in Giappone e accompagnerò il Giappo Tour. Adesso vedete che sto anche vibrando un pochino con la videocamera, perché sono un po' stanco. Adesso qua inizia la salita, quindi ho una fame da lupi. Io spero vi piaccia sta magliettina. Allora dopo, ciao. Mi hanno detto che c'è un piccolo ristoro adesso tra un po'. Spero ci siano dei tramezzini al salmone, perché ho proprio voglia di tramezzino al salmone. È uno scherzo. Questa cosa di tramezzino al salmone la dico sempre quando vado in montagna, perché sapete, cavalli. Non liberi, stanno andando a cavallo. No, dico che quando vado in montagna, nei rifugi, sapete, bisogna un po' accontentarci, ovviamente ci sono cose buone, ma non è che c'è sempre tutto. Allora quando vado con qualcuno che non mi conosce, raramente, mi dicono: cosa vuoi mangiare? Uno si aspetta panino col salame, così. Io dico sempre: chiediti se hanno tramezzino col salmone. Caviale sarebbe troppo scontato che non ce l'abbiano, ok? Quindi dico sempre questa cosa del salmone. E tutti. Invece una volta avevo chiesto se avevano la coca zero. Qualcuno mi prendeva in giro, invece l'avevano veramente. Ciao. Guardate che belli. Ciao. 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 Invece, a proposito di cose in montagna, e una volta sono andato a fare delle foto a una gara di Coppa del Mondo di... No, era Coppa del Mondo. No, scusatemi, era una gara... una gara internazionale, ma non era Coppa del Mondo. Di sci alpi... Aspettate, c'ho un po' la testa annebbiata. Sci alpino, ok? Faccio confusione a volte, sci alpino, ok? Discesa, insomma. E arriviamo là, non vi faccio i nomi perché sennò poi sembra che sponsorizzo le cose. Praticamente siamo arrivati, sono entrato in questo ristorantino sulle piste da sci in Val d'Aosta, ok? E quindi molto lontano da qua, sapete, entriamo, mi aspettavo, non so, boh, goulash e quelle zuppe, cose così. Praticamente, ve lo giuro, a dicembre, a 2000-3000 metri d'altezza di quota, sto ristorantino, cosa mi portano? Spaghetti allo scoglio. Ma buoni! Cioè, voi pensate, no? Vabbè, fanno schifo, no? Mangia i piatti tipici. Ma mi hanno fatto un piacere, cioè, ma proprio... Cioè, poi gamberi, sti robe... Buonissimi e veramente spettacolare. Poi è un posto dove praticamente sembrano da fuori un ristorantino del pit, e invece si mangia benissimo, crespelle, robe. Poi mi ricordo un'altra volta sono andato lì
siccome mi pare che ho fatto 2 anni con le foto con la gara, erano andato lì con giornalisti. C'erano anche giornalisti abbastanza conosciuti, nel senso che tanto vi faccio vedere qua, nel senso che erano giornalisti che sentite magari anche, sapete, speaker televisivi così, cioè giornali un po' importanti, diciamo, no? Praticamente ero in tavola con questi, non c'entravo molto, diciamo. Solo che lavorando per l'ufficio stampa mi hanno dato da mangiare con loro, però loro parlavano e stavano portando tante di quelle cose mi davano. Ciao! Qua è il top o c'è ancora salita? Per sapere così. Qua è il top, ma il picco massimo. Va bene, grazie. Sì, grazie. A sinistra c'è il ristoro. Perfetto. Dopo c'è un misto. Allora, qui siamo arrivati al top praticamente. Quindi a Moglietta. No. Non ci crede, vero? Com'è che si chiama la zona qui? Moglietta. Moglietta, ok, l'ho detto giusto, grazie. Ecco, ci siamo a Moglietta. Qua tra l'altro ho fatto anche un barbecue. Mi sembra che ero qua al parco. Quindi niente, qui picco massimo. Neanche troppa fatica per qualità, per quello. Il problema è che sono a meno della metà, perché poi il ritorno è più lungo. Allora, stavo dicendovi, praticamente ero questo tavolo imbandito di cose, perché capito, non ero da solo, cioè ero con gente, diciamo, che ci tenevano a far bella figura, però questi alla fine parlavano, no? E poi sapete, magari una volta mangio, non è che se mi preparano sempre da mangiare tantissimo, è che ogni volta, come loro, magari quella volta lì non è che volevano abbuffarsi. E c'era questa tavola di cose, ma vi assicuro, un ben di Dio, e ho mangiato, mi ricordo, le pezzettini di polenta con intorno, mi pare che era crudo, e il gorgonzola, le cose, le crespelle buonissime. Insomma, fantastiche. Praticamente quella volta lì ho mangiato come un bue, perché c'erano loro che alla fine non mangiavano e continuavano a portare sti vassoi. Era galattico proprio. E mi ricordo appunto che in quel posto lì, insomma, arrivi la sera, no? Entri in sto ristorantino e ti danno spaghetti allo scoglio, fantastici. Ciao! Un po' di ristoro qua. Grazie. Prendo anche un po' di acqua. Ciao. Ciao. Poi di cose da raccontare ne avrei tante, poi anche un po' filosofie mie così. Anche un po' battute, diciamo. Allora, siccome c'è una signora che prima mi ha detto potresti essere mio figlio, no? Nel senso che lei ha detto, siccome ero qua che andavo piano, lei era un po' affaticata e ha detto mi fa piacere vedere un giovane di 20 anni che anche lui ha difficoltà, no? Cioè io, perché così si sentiva un po' rallegrata di questo. E praticamente allora gli ho detto, ma ne ho quasi 30 anni, nel senso che ne ho 28. E lei mi ha detto, potresti essere mio figlio. E allora lì scatterebbe la battuta che spesso non faccio. No, non l'ho praticamente mai fatta, tranne i rari casi. Ah, grazie, io stavo andando. Dicevo, tranne i rari casi ho fatto quella battuta, ma solamente l'ho fatta magari quando conoscevo la persona, perché è una battuta abbastanza volgarotta, che poi si ricollega a una cosa del Giappone che fa un po', che uno ci rimane un po'. E se volete che ve la racconti, magari mi scrivete in privato, tipo Alessandro Arcangeli, se vuole gliela racconto questa, nel senso che siccome mi commenta sempre e ci scriviamo, allora, che avevo scritto quella battuta anche riguardante Hong Kong,
Allora, se vuole gli racconto anche questa, o se venite con Giappotour in Giappone con me, vi racconto tutte queste battutine da ridere, diciamo. Quindi niente panini col salmone, robe qua. E adesso torniamo in giù, che dove siamo passati prima, vi ricordate? Dove c'erano i cavalli. Allora direi che ci rivediamo tra pochino, un po' più in giù. Sto veramente straparlandovi di varie cose, ma tanto so che a voi questi video vi piacciono perché vi mettete mentre cenate, o mentre pranzate, o mentre andate in treno. Poi capite, è bello, è bella l'era moderna con i video, perché poi vi racconterò il motivo per cui faccio video, ma secondo me è bello proprio sta cosa, che uno si può scaricare i video di tutti, vederseli, guardarseli qui e là. Bello, bello. Mi piace. Mi piacque moltissimo. A tra poco, dai. Devo confessarvi anche che se io non facessi questi video durante la gara, probabilmente non riuscirei a finirla. Nel senso che in questo momento sono da solo perché mia moglie è andata molto più veloce di me. E quindi fondamentalmente capite bene che se io non mi mettessi a fare questi video per svagarmi un attimo, per perdere quei 10 minuti così di dire ma almeno penso ad altro, non dopo un po' direi ok, invece dai, facendo questi mini video riesco un pochino a fare qualcosa di più. Nel senso che quando io facevo le gare di marcia era un conto, perché andavo lì proprio con la testa concentrato dal primo all'ultimo minuto, secondo anzi proprio, ok? Però insomma una fatica mentalmente. Perché sì, sembra dici, vai lì, sì, okay. Però quando arrivi lì c'è un po' di tensione, prima, durante, dopo la gara, insomma sei distrutto, eh? E alla fine mentalmente non è così semplice, parlo di agonismo, no? Come chi vince oggi, e cioè se uno si allena e pensa in quell'ottica lì è bello magari, no? Cioè a me non piace più, però diciamo che se uno pensa in quell'ottica lì è bello. Se no, per me è una fatica pazzesca. Infatti, vedete, o faccio un po' lo stupidino, che quindi, non so, cioè, tipo, del tipo mettersi una maglietta così, iniziare a fare video, raccontarvi della volta che sono andato in Val d'Aosta, poi magari spengo e penso a tutt'altro. Allora, quello ha un senso, cioè, no, non ha un senso, appunto perché non ha un senso che riesco a farlo. E poi come dice l'antico proverbio, non prendete troppo sul serio chi si prende troppo sul serio. Questo è un argomento che va molto approfondito in un mio video, perché poi magari un giorno lo farò. Tra l'altro devo fare una pagina sul mio sito www.marcotagni.it dove vi invito a ricordarmi tutti i video che non ho fatto, perché dico sempre vi parlerò di X, vi parlerò di Y e poi non lo faccio mai. Infatti me l'avete fatto notare sotto i video. Niente, cosa stavo dicendo, che non prendete troppo sul serio, poi ho detto un'altra cosa che volevo approfondire proprio adesso, tra l'altro. Cioè vedete che testa che... Io non posso fare l'Ice Bucket Challenge perché altrimenti, capite, mi si ristringe la testa e quindi non posso farla. Tan, tan, tan. Adesso ci sarà chi ha stoppato il video e dice cioè non può fare l'Ice Bucket Challenge perché gli si restringe la testa. Bella è questa, non è mia questa battuta, l'ho letta su su Lercio relativamente a Justin Bieber, era
però mi è piaciuta molto, quindi la cito. Come cito quella battuta ogni tanto, che anche quella mi piace un casino. Voi vedete, mi piace anche pensare queste cavolate, dopo vi spiego anche perché. No, mi dicevo, mi piace pensare a queste cavolate. C'è la battuta che fa... C'è la battuta, no? Uno serio dice... La sapete, penso, comunque, dai, famosa. Avete presente quando... Avete presente... Com'è che è? Aspetta. C'è la mente annebbiata, proprio. Avete presente lo sguardo che le donne vi fanno quando vogliono sesso? Neanch'io. Bellissimo. Poi, capite, dirla così in mezzo al bosco non è che faccia ridere... Ma neanche se non la dite in mezzo al bosco, non è che fa ridere, però è una cosa che fa un po'... Tipo... Adesso qua c'è... qualcuno che corre, un po' più veloce di me. Ci stiamo continuando a superare io e loro. E... quindi no, niente, stavo dicendo, praticamente faccio questo genere di battute, di non prendersi troppo sul serio, così... Anche perché quando io lavoro sono molto professionale, anche se magari uno mi vede così, no? Però credetemi che quando vado ai matrimoni a fotografare, per esempio, o anche in altri ambienti così, mi piace proprio essere molto... ma anche magari amichevole, no? Non è che bisogna andare lì e fare così, buongiorno, fine, no? Però mi piace un po' essere abbastanza... come dire, rigido, perché secondo me di gente che lavora un po' così e vanno lì, sì dai ti faccio queste due foto, andiamo, finito così. Invece a me mi piace andare e dare proprio il 200% di quello che posso dare, delle mie possibilità fotografiche, di impegno, di tutto. E quindi... e questo non vale solo mentre faccio foto, vale anche quando magari sono a casa e... sistemo le foto, faccio altre cose col computer, così. E mi piace essere molto preciso, molto... mi piace, insomma, no? Però dopo capite che quando mi trovo invece a fare video o a vivere magari in momenti così tra gente, così, ma magari in momenti, non so, si va fuori al ristorante, si va a fare un giro, a fare una colazione. Io spesso vado a colazione con... quelle poche persone che incontro ogni tanto, non mi piace andare a uscire la sera da sempre, però soprattutto negli ultimi anni preferisco fare le colazioni anche per comodità, e colazione proprio tipo dalle 9 di mattina così. E quindi insomma mi piace andare a scherzare così, perché sapete, se uno tutti i giorni ha una certa impostazione, è bello anche poi svagarsi e dire un po' di cavolate, battute, ma anche battutacce, no? Perché poi ho l'impressione che dopo ci sono due... cioè, secondo me c'è la categoria di quelli che tutti i giorni, sempre, vivono un po' così, no? Lavorano un po' così, tutti i giorni. E dopo c'è la categoria invece di quelli che tutta la vita, così. Devo studiare, devo lavorare, devo andare fuori, devo fare questo, devo... No, quello lì non va bene, quello è più stressante di tutti. E, però a me mi piace fare un misto, ok? Quindi il misto è quando si lavora precisi, rigidi, ok? Che non vuol dire essere... che non vuol dire essere pignoli al punto di rompere le scatole, no? Vuol dire comunque impegnarsi il più possibile in quello che si fa. E poi mi piace insomma fare dei video dove dico cavolate, dove racconto le mie cose. Mi piace anche scrivere cavolate, fare un po' di... un po' così, no? Cioè, ritiro fuori dal discorso maglietta. C'è chi mi dice, ah ma hai quasi 30 anni, non puoi mettere una maglietta così. Ma perché non posso? Cioè, ieri sono andato al matrimonio, ero vestito, giacca, camicia, giacca, pantaloni, scarpe eleganti, tutto. Non vado elegantissimo, non metto la cravatta in genere perché sennò mi si intorciglia dentro nelle macchine fotografiche e poi è un macello, tipo così, no? E tipo quando si va in elicottero a far foto, che se si hanno due macchine fotografiche, non ho capito perché, ma praticamente a un certo punto si è tipo salame, nel senso
tutto attorcigliato, non, perché iniziate a mettere la macchina di qua, la macchina di là, la macchina di qua, la macchina di là, sembra una treccia e dopo viene fuori un casino. Quindi, perché c'è la cintura, poi magari c'è il cavo per tenere le macchine fotografiche, magari avete anche uno zaino con un altro cavo lì vicino, e insomma è un macello, no? E insomma, e comunque, insomma, tipo ieri è andato matrimonio a fotografare, elegantino, diciamo, non, è, non massima eleganza, però elegante. Oggi, no, io mi devo mettere, mettiti la maglietta da sport, la canottierina, sì, se voglio me la metto, ma se non voglio mi metto la maglietta di Monster Hunter, che non sapevo neanche, questo è praticamente è un personaggio di un gioco, di un videogioco, e, cioè mi potrei mettere la maglietta di questa, la maglietta con Minnie, tutta rosa, e che me ne frega, capite? Invece ci sono quelli che mi dicono, ma è quasi 30 anni, non puoi mettere la maglietta di Minnie. Non ho la maglietta di Minnie, però la cito perché l'ho vista a Tokyo, un ragazzo che aveva la maglietta di Minnie bellissima, tutta rosa, con Minnie dietro, tutto coi cuori. Bah, vorrei sapere dove l'ha presa, infatti andrò alla ricerca la prossima volta che vado a Tokyo. Cioè tra 2 settimane, come dicevo. Devo andare alla ricerca in qualche Disney Store, magari quello a Shibuya. Intanto io parlo di Giappone, parlo della mia vita, di varie cose, ma chi vedrà questo video magari sono i concorrenti di questa gara che diranno, ma chi è sto pazzo? E tutti diranno, ma sì, è un matto che fa le foto, che va in Giappone, chissà chi è, boh. Dopo ci sarà chi critica, perché ovviamente diranno, ma guarda te, se uno deve fare una gara e riprendersi e parlare di ste cavolate. No, quelli di cui dicevo prima, che tutti così... No, che poi magari sono i peggiori, perché fanno tutto così e dopo fanno casino. Magari no, magari invece c'è gente così inquadrata e poi invece va tutto bene, boh. Vedete, mi sono passati altri 10 minuti e men che non si dica arriviamo all'arrivo, capito? Così posso andare a mangiare. E quando vado a casa questa sera mi guardo i video di Chanel. La marca, no? D'alta moda. Perché stamattina mi sono guardato alle 6:30 e mentre facevo colazione mi sono guardato la collezione, non mi ricordo se era quale tipo di collezione era, comunque ho visto sta sfilata Chanel la mattina con sta musica. Andatevela a vedere magari. C'è sta sfilata di Chanel che hanno fatto ricreando tipo, adesso non mi ricordo perché appunto l'ho vista stamattina, ero un po' mezzo addormentato ancora, ricreando tipo l'interno di era un supermercato se non sbaglio. E mi ha colpito molto perché era anche carino, perché per terra praticamente c'erano queste linee rosse, una rossa e una gialla, e le modelle fondamentalmente andavano di qua e di là, e quindi non è che andavano come di solito, arrivano, si girano e tornano. Era una di quelle sfilate, che ce ne sono tante per carità, non è la prima e non sarà neanche l'ultima, però in mezzo a sti scaffali, no, sembrava proprio tipo a ricreare la vita quotidiana. Infatti erano cose vestibili, diciamo, no? Perché a volte sapete com'è nella moda, magari uno vede una cosa e dice, ma chi è che va in giro con quella cosa, con tutti quei gioiellini? Invece no, erano alla fine leggings, cappotti, cose, carino. Musica. All'inizio era così, dopo. Adesso vedrete che YouTube praticamente sentirà questo mio cantare e mi taglierà il video, mi segnalerà il video. Ah, mi sta venendo in mente le foto, chissà cosa devo dirvi, vabbè, a dopo. Cos'è che volevo dirvi prima? Mi stavo dicendo una cosa, niente, a dopo, ciao. Insomma, quando sono partito questa mattina ho visto una ragazza che conosco,
che non è che conosco bene, quindi non sa bene cosa faccia io di lavoro, le foto, i video, insomma, aveva un po' di confusione e si era un attimo stupita del fatto che avessi comprato pettorale, perché alla fine l'iscrizione si paga, ovviamente, e facessi, cioè che avessi comprato il pettorale e facessi video, nel senso che lei pensava che se io vado a una gara così dovrei andare per lavoro, no? Quindi ho detto, ma come? Cioè, devi pagare, ma lavori, com'è questa cosa, no? Lavori, fai video. E il bello di quello che faccio io è che io praticamente lavoro facendo le foto, ok? Principalmente di matrimoni, come sapete prima facevo più foto di sport, poi per vari motivi ho cambiato, cioè ho cambiato, faccio ancora foto di sport, ma più che altro faccio matrimoni per vari motivi. E il bello di quello che faccio io, posso fare anche video magari per lavoro, anche non mi è mai capitato più di tanto, insomma, a parte che si guadagna qualcosina facendo questi video su YouTube, ma rispetto al... Pensate che io addirittura volevo disabilitare tutte le pubblicità, perché non... ho detto, ma... faccio questa piccola parentesi. Mi ero detto, ma se io disabilito le pubblicità, la gente che mi guarda è più contenta o no? Perché se voi foste molto più contenti nel non vedere le pubblicità, per quello che guadagno, quasi quasi le disabiliterei. Nel senso che mi portano talmente poco di guadagno. Cioè, non è proprio poco, poco, poco. Perché comunque mi dice, vabbè, mi ripago qualcosina. Quello dico... dico piuttosto di... dico piuttosto di dar fastidio a voi, magari potrei anche disabilitare le pubblicità. E però non l'ho fatto. Insomma, dicevo che a parte qualche guadagnetto così da YouTube, ma è poca roba, fondamentalmente io faccio un lavoro che è anche il mio hobby. Cioè, è quello il bello, no? Perché se voi trovate un lavoro che non vi pesa fare, voi praticamente non lavorerete mai un giorno nella vostra vita, perché è come divertirsi, no? E secondo me è quello che bisogna puntare a fare. Nel senso, fare un lavoro che piace. Ovvio, tutti dicono, beh, ma fosse sempre possibile. Ovviamente non è che sia sempre possibile. Però questa mattina avevo sta cosa qua che questa ragazza non l'ho capito, poi non l'ho spiegato, no, il tutto. Ho detto, beh, faccio un video, ma è un video, cioè, come state vedendo, è un video dei miei come hobby, no? Non è che mi sono messo qua con la videocamera, con la reflex a fare video così, o fare una cosa particolare. Potevo anche venire qua e... magari fare un video, magari anche poi, non so, darlo alla TV locale, che ne so, fare qualcosa. Non è quello che faccio io generalmente, no? E quindi, insomma, è bello perché faccio quello che mi piace fare come hobby, poi è anche il mio lavoro in altri ambiti, no? E a me piace molto questa cosa. Quindi, come vedete, questo qua è un video assolutamente così, di passeggiata insieme a Marco Togni, il re del bosco. Marco Togni, il re del bosco. Sono un po' indeciso su come intitolare questo video, ma credo lo intitolerò Il re del bosco, puntini puntini, sono io. Quindi sarà bello il titolo. Perché questa gara si chiama Il re del bosco e il sottotitolo era Chi sarà il re del bosco, una cosa del genere. Poi niente, vi volevo far notare una cosa qua che ho visto qua vicino. Vado piano piano perché se voi notate là, vedete quei rametti che sembrano degli insetti stecco, ok? Quelli lì, quei rametti. E se voi andate vicini invece sono dei semplici rametti, quindi non sono insetti stecco.
Vedete, anche questi qua sembrano insetti stecco, ok? Invece vedete, sono proprio dei rametti normali. Niente, ve lo volevo far notare perché magari qualcuno pensa che siano tutti insetti stecco, invece non ci sono insetti stecco qui in Italia, almeno io non l'ho mai visti. Quindi credo che sia una cosa abbastanza importante da far notare quando si va in un bosco, perché magari uno dice, oh, caspita, sembrano tutti insetti stecco, invece sono, vedete, tutti quanti, sono tutti dei rametti normalissimi. Quindi state tranquilli. Allora, adesso io scenderò. Sapete, a volte si fa quasi più fatica in discesa che in salita. Cioè, chi ha detto questa boiata andrebbe rinchiuso a vita in un carcere di massima sicurezza col bavaglio sulla bocca, ovviamente. Perché come si fa a dire che si fa più fatica in discesa che in salita? Ah, sì, perché in discesa devi stare più attento. Si manzova anche ai sassi, si dice a Trento. Cioè, in giù vanno anche i sassi, si dice a Trento. Quindi diciamo che in giù magari uno dice, ah, devo fare un po' più di attenzione, ma pazienza, voglio dire. Qua sento del rumore di automobili, autovetture, motocicli, motocarrozzette, scommanchio da famanetta. E quindi ci stiamo riavvicinando alla civiltà contadina, una civiltà moderna. Io non vorrei veramente essere l'ultima qui, perché ragazzi, mi sto davvero preoccupando. Cioè, più che altro che domani, allora, prima cosa, non vorrei che all'ultimo regalassero la pila, cioè la mini torcia, per prenderlo in giro, no? Non dovrebbero farlo. Però è una cosa carina, secondo me, no? Quando tipo alle gare, dici, guarda, siccome sei l'ultimo ti regaliamo la torcia, che è un po' come dire, magari la prossima volta, se ritardi ancora un po', almeno hai la torcia, così... Se è tutto buio riesce ad arrivare a casa. E qua devo andare diritto, sì. No, più che altro che domani poi sul giornale cosa scrivono? Scrivono la classifica, importante l'accento, eh? E poi chi ha capito questa la spiega agli altri, perché era per intenditori. Dice la classifica e dopo ultimo nome Marco Togni. Così, io mi ricordo una volta che praticamente avevo vinto una gara di marcia. No, vinte tante. Ma una volta mi ricordo c'era questo speaker un po' così, no? Che mi conosceva anche. Ed eccolo, il primo classificato per il nome della società. Mario Togan! E l'aveva la classifica Mario Togan. Cioè, aveva il nome Mario Togan, ha letto. Marco Togni? No, Mario Togan. E c'è ancora una mia amica che mi prende in giro per quell'evento. Un bel picnic qua. Un bel bicchiere di vino rosso. Poi non è vero, perché io non bevo vino. Cioè, ne bevo veramente poche volte. Marco, che vini bevi? Marco qua, Marco là, tutti sti commenti, ragazzi, ragazze. Ma tu, ma che vino ci consigli? Ma che qua, ma che là? Se volete vi do qualche indicazione sui vini. Ah, una moschetta. Oh, ma è limitata sta gara, cioè mi stanno facendo tornare veramente indietro. Eccomi qua, il punto dove avevamo fatto il ristoro prima. Stavo dicendo questa mattina, perché mi sembra di aver camminato tutto il giorno. Niente, questo è vicino dove avevo fatto il ristoro questa mattina, cioè eccoci, dove avevo fatto il ristoro prima, non so se vi ricordate. Adesso ve lo faccio vedere così capite. E dovremmo comunque esserci, non dico alla fine, perché mancherà ancora abbastanza tanto, perché poi c'è un giro da fare all'interno del bosco della città.
però diciamo che siamo a buon punto. Ciao. Ciao. Già stanno smontando tutto. Già tutto via. Perché sono proprio l'ultimo, capito? No, non sono l'ultimissimo. Però poco ci manca. Infatti detto, non c'è niente qua. Ciao! Vedete, come vi dicevo questa mattina, il percorso qui intorno si chiama Giro del Monteghello. Se venite a Rovereto e avete voglia di farmi una camminatina o una corsetta, vi consiglio questo giro. Nel senso che si può partire da Rovereto e si fa tutto questo percorso che non è alta montagna, vedete, non è... Ok, con le vedute tipiche, so, dell'Alto Adige, ok? Che qua non è Alto Adige, ma è provincia di Trento. Però, sapete, è un giretto che con i bambini o col cane, o con, insomma, anche se non so, se non siete proprio allenatissimi, il giro del Monteghello, tutto sommato, è carino, dà una certa soddisfazione farlo. Non è tutto il giro che ho fatto, per carità, quello che ho fatto è molto di più del Monteghello, quindi non preoccupati, cioè non è così tanto di dislivello. Però credetemi che se fate il giro del Monteghello qui a Rovereto, non è che dovete dire, vado, passo da Rovereto, allora mi fermo a fare il giro del Monteghello. A meno che non siete dei miei fan, a meno che non siate dei miei fan sfegatati, allora dite sì. Seguiamo le orme di Marco Togni e qui scriviamo di cui passava modesto e ignorato verso il suo destino e qui vi ritornava ricco di gloria ogni qualvolta intendeva temprare l'audace spirito creativo alle armonie semplici del borgo natio. A parte chi volesse scrivere questa frase qua in mio ricordo, diciamo che non è un giro che vi consiglio di venire a farlo assolutamente. Però se siete a Rovereto, non sapete cosa fare, e a Rovereto, credetemi, se venite, non sapete cosa fare, è un posto che, insomma, potrebbe essere carino, vedete, vi raccogliete due fiorellini, fate un giro qua nei prati, poi indicato tutto sommato anche abbastanza bene, dico abbastanza perché in realtà in Italia, in Trentino e soprattutto in Trentino, in realtà già sono più bravi, ma in Trentino a molti posti arrivi e le danno come per scontato, no? Che si parte di lì o no per salire la montagna. Ma che ne so io, cioè non sono mai stato. Invece questo giro è abbastanza indicato bene, casomai passate dall'azienda di promozione turistica che magari vi spiegano qualcosa, guardate il sito. Però c'è, cioè, sempre questa cosa qua. Che uno arriva in montagna, cioè se volete se volete camminare e arrivare fino in cima a una montagna, spesso si arriva e si dice, ma chissà se siamo giusti. Questo è un po' quello che mi dà fastidio, no? di quando vado in montagna. Perché sì, leggete le guide, a parte che non si capisce niente secondo me. Perché a volte veramente le scrivono male, diciamo. E invece avevo notato, io ho fatto vari viaggi nella mia vita, soprattutto come sapete Giappone, però ho fatto vari viaggi tra cui Svizzera, e in Svizzera sono stato sulle montagne, sono stato diversi giorni, non tantissimi perché costa un sacco, sono stato 10 giorni, ho speso, cioè non vi racconto neanche quanto, però praticamente è bello perché è tutto indicato bene in Svizzera. Cioè tutti dicono, perché gli svizzeri sono dei precisini, è ben vero, magari quello, no? Però credetemi, arrivate, non so, in certi posti c'è proprio l'indicazione, la mappa, bene, ben fatto, cioè non è impossibile sbagliare, no? Invece qui mi accorgo che uno arriva in montagna e dice, da che parte si deve salire? Da che parte si deve scendere?
sempre così, di scendere magari uno diceva in giù da qualche parte arrivi, però è bello farsi sti giri. Comunque il Monteghello qua tutto sommato è indicato anche abbastanza bene, diciamo. Cioè, per esempio, a volte si dice arrivi al rifugio, non so, arrivi in macchina a un rifugio e da lì parte la strada che ti porta sulla montagna tot. Poi arrivi al rifugio, ti guardi intorno e dici, ma è di lì o di là? E magari c'è scritto, ma sapete, devi andare lì. Ah, guarda, c'è scritto, piccolissimo, ma sempre sta cosa qua. Poi se chiedi, te lo dicono anche con quel modo... non saprai da che parte si... vanno tutti di lì, se salirò di lì o no. Che ne so, cioè... poi vanno tutti, come se ci fosse una folla. Magari sono tre persone, che ne so, che magari non, loro non hanno la casa da quella, ma il sentiero dall'altra. Boh. E quello mi fa un po' innervosire, un po'. Un po' tanto. Per la serie Enzo vanca i sassi, come dicevo prima, l'antico proverbio trentino, mi sono messo a correre anche in giù. Sono che veramente... wow. Preferisco camminare, ragazzi e ragazze. Ladies and gentlemen, welcome. Allora, io vorrei fare un giorno lo speaker di una manifestazione, quindi se voi volete fare una manifestazione di qualsiasi genere, mi chiamate, io vengo volentieri. Adesso qui ci siamo quasi all'arrivo, quasi quasi. Ciao! A sinistra. Sì, sì, ciao! Insomma, voi mi chiamate e io vengo e racconto, insomma, dico... facciamo passare la machine. Ciao! No, sei pazzo! Mia moglie mi ammazza! Allora, dicevo, voi praticamente venite cioè, voi mi dite, viene alla mia manifestazione, io vengo e inizio a dire benvenuto a tutto il pubblico da parte dell'organizzazione di questa prima edizione della vostra gara 2016, una gara che vedrà la partecipazione di oltre 270 concorrenti venuti qui da tutta Italia, una grande kermesse, hai capito? E io mi invento queste cose e inizio a parlare, perché vedete, parlo nei video e riuscirò a parlare anche 2-3 orette anche alla vostra schifosissima garetta, ok? Quindi ce la farò sicuro. Ciao! Ciao! Guardate che bello! Ma che bello! Guardate! Che spettacolo! Guardate le gambe! Ciao! Là c'è anche una capra, capretta. Ciao! Bellissima! Insomma, io direi che potrei venire alla vostra schifosissima garetta e mi invento queste cose, capito? Racconta a tutti, non so. Dalle ore 11:30 il Pasta Party, organizzato dall'associazione Gruppo Sportivo Alpini, no, che ne so, cioè, capite, mi preparo tutto il programma, no? Cioè tutto quello che c'è, e poi racconto le varie cose. Ah, non potabile. Cazzo, scherzo. Na, 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 na. Non so se ve l'ho fatta vedere dentro questa prima. Piccola chiesettina. Tan, tan, guardate come sto correndo. No, no, no. Poi mi immagino già
saranno quelli che tipo vogliono venire il prossimo anno a fare questa gara e vedono questo video e diranno: ma c'è gente così? E non vengono. No, dai, cioè ci sono io così che vi intrattengo. Considerate che a tutte le gare ci vuole quello che è un po' giovane, che non arriva tra i primi, no? Perché sennò, capite, se una gara, siccome è una gara non competitiva, è anche brutto che competano, ok? Cioè, secondo me a queste gare ci vuole un po' e un po', uno c'ha voglia di farsela veloce, se la fa veloce. Ma è anche bello avere un giovane come me, perché io sono giovane, diciamo anche bello e intelligente, così affascinante. Scherzo. Dico scherzo perché sennò poi nei commenti veramente mi massacrate. No, dicevo, è anche bello avere qualcuno che la prende un po' come va presa, così, con filosofia, capite? Anche perché guardate che bella giornata, che bei posti. Cosa me la devo fare? Tutta di fuo. Sì, è bello farsela fuo. Però, cioè, sentite che bel silenzio. Il rumore del silenzio. Cioè, capite bene, anche la signora di cui vi parlavo prima, che mi ha detto: ah, mi fa piacere vedere uno giovane in difficoltà. Ma perché? Perché è normale, cioè, perché è bello anche che chi magari viene ad accompagnare il marito non è che si vede essere lì: oddio, sono tutti arrivati e quindi io devo fare fatica. Capito? È anche bello che ci sia un 10%, un 20%, un 30%, quello che è, di gente che arriva quando i cronometristi hanno già smontato tutto, per dire. E quindi, insomma, dico anche queste cose qua perché credo siano delle bellissime manifestazioni queste. Soprattutto il percorso è veramente bello bello e può diventare veramente una gara, questa non competitiva, anche competitiva non lo so, però comunque è una bella gara secondo me, organizzata anche molto bene se devo dire la verità. Però insomma, dal momento in cui si chiama non competitiva, è bello che ci sia chi non la fa competitiva, diciamo, con puro piacere di farsi questa camminatina in montagna, magari anche competendo, ok? Cioè, diciamo, avendo il pettorale, il tempo, tutto quello che volete, no? Però senza stressarsi, che non voglio dire che chi la sta facendo correndo si stressa, no? Però ognuno se la prende come preferisce e quindi non vorrei mai che qualcuno la vedesse questo video e dice: ma no, se c'è tutta gente come Marco Togni allora non vado. Tra noi youtuber famosi che guadagniamo big money grazie a YouTube, vige la regola che è un po' uno stile di vita per cui ogni giorno non monetizzato è un giorno di vita perso, ed è per questo che oggi ho fatto questo video. Ecco, una cosa odiosa è quando si vede l'arrivo di lì e poi ti dicono: no, devi farti ancora un bel pezzo di strada di qua. Odiosa sta cosa, non fatela più in nessuna manifestazione al mondo. Cioè, si vede l'arrivo, voglio andare all'arrivo, avete capito? Voglio andare all'arrivo, caricare questo video su YouTube e iniziare a fare big, big, big money. Tra l'altro c'è Human Safari su YouTube, che c'è sempre la maglietta col logo YouTube, però al posto di You c'è Big, al posto di Tube c'è Money. Big Money. Comunque, se non sbaglio, in questo momento sono almeno terzultimo, cioè meglio di terzultimo, scusate,
quart'ultimo, almeno. Forse anche meglio di quart'ultimo, nel senso magari quint'ultimo, decult'ultimo, non so come si dice. Però sicuramente ho tre persone dietro di me. Quindi direi che sta andando alla grande questa mia performance. All'altro giorno sono stato, allora io vi dico, quando ero alle superiori, e tanto avete visto i capelli che roba, quando ero alle superiori ero anche bravino di inglese, no? Nel senso che nella mia classe c'era gente veramente che non sapeva niente di inglese, non ce la facevano proprio, e io vi assicuro che me la cavavo. Università, anche fatto esame di inglese senza studiare praticamente mai, ma ve lo assicuro, cioè avrò studiato per un esame di inglese che tutti studiavano mesi, io avrò studiato forse 5 ore tipo, perché comunque non so, l'inglese mi sembra che abbia delle regole abbastanza facili. Intanto guardate qua, alveari, api. Molto bello. Niente, mi sembra di saperlo abbastanza. Allora, non lo so bene, soprattutto la pronuncia, l'ascolto, non è un granché. Però le regole, sapete, in Italia spesso a scuola si fanno test scritti di inglese. Pochi prof fanno test anche orali e di listening. Cioè, ci sono, l'ho fatti anch'io, ma non tantissimo. E praticamente, insomma, me la cavavo. E direi me la cavo anche tuttora. Qui intanto c'è un'autrice che fa un disegno per il Re del Bosco, credo. E niente, allora l'altro giorno invece sono... Allora, un mese fa sono stato contattato da due inglesi che venivano a sposarsi qui vicino sul lago di Garda, a Malcesine. Mi hanno contattato non molto prima del matrimonio, e tipo 7 giorni fa c'è stato questo matrimonio, e io 2 giorni prima del matrimonio li ho incontrati. Prima li avevo sentiti su Skype e non capivo niente. Ho detto, boh, magari se hai Skype che mi dà problemi, no? Si capiva, magari qualche parola risulta tagliata, anche probabilmente molto anche per Skype proprio. Ma scusate, ma si deve andare di qua? Non ho capito. Cioè, prima eravamo venuti giù di qua, no? E mo? Sì, comunque dovrebbe essere di qua, in teoria. No, niente, insomma, li ho incontrati qualche giorno prima del matrimonio. Non capivo niente. Un inglese stretto proprio, ma una roba pazzesca. E, ma anche quando giro per il mondo, anche in America, per dire, arrivo lì, sì, magari qualche parola mi sfugge, però bene o male cerco, riesco a capire, insomma, no? Quante api qua. Invece questi proprio non si riusciva a capire niente di niente. E insomma, mi ha fatto impressione questa cosa. Poi è bello perché io gliel'ho raccontata a mia moglie, che era venuta anche lei a vedere questo matrimonio. Mia moglie dice, ma no, vedrai che io capisco, perché sai, guarda. È arrivato il papà della sposa e mia moglie mi ha detto, ma inglese o un altro stato? Perché non sembrava neanche inglese, proprio si vede che vengono tipo dalle campagne, non lo so, da fuori, da periferie sperdute. E niente. Allora mi ha fatto impressione questa cosa. Perché un conto è quando si va tipo in America, sai, sapete, parlano, ah, what you want, what you feel, man? I've been struggling, cioè, I feel like, no? Però un po', capisci? Invece questi, tipo, beh, anche a parte che mi ha fatto venire un nervoso, eravamo al bar. Questo, allora, tipa, del cameriere, e lei gli dice, arrangi. Il cameriere dice, sorry? No, il cameriere italiano, e lei fa, arrangi.
No, e dici, ma cosa ha detto? E allora gli ho detto, orange juice? E fa, yes, orange juice. Non si capiva. E lui, per dire cup of tea, ha detto, che tea? Che tea? E ho detto, ma che cavolo ha detto, no? Che Maria non aveva capito, io ho capito dopo la seconda volta che ha detto, che tea? No? E cup of tea. Cioè, quando voi andate all'estero, immaginate che voi italiani parlate con uno straniero che non sa l'italiano, non è che gli dite, ah, sono stato alla gara, ho fatto un gran percorso bellissimo in montagna. Dite, sai, sono stato alla gara, ho fatto un percorso di 16 km e parlate bene. Invece questi proprio non si capiva niente. Pazzesco. Ciao. Insomma, quando andate anche in Giappone, cercate di parlare l'inglese con la pronuncia giapponese, se no non capiscono. Sì, sì. Quindi cercate di parlare con la pronuncia giapponese in inglese, ok? Perché sennò è logico che anche questi inglesi vengono in Italia, cioè parlami un po' bene. Mi puoi dire anche orange juice, no? No, non è che mi devi dire orange juice all'italiana. Mi puoi dire quello che vuoi, orange juice, no, non so, orange juice, ma non orange, cavolo vuol dire, dimmi, cap, no, non si dice cap, ma cioè, puoi dire quello che vuoi, no? Anche, non so, non so, cream of tea, capito? Mi dici quello che vuoi, la pronuncia che vuoi, ma pronuncia un pochino. Se vieni in Italia, cerca di adattarti. No, non mi dice. Sentito un animale. Lo stesso consiglio ve lo do quando andate in Giappone. Invece di dire, cioè, alcune parole adesso mi sfuggono, no? Ma invece di dirle in inglese come viene insegnato a scuola, cercate di dirle con una pronuncia giapponese. Diciamo che per imparare la regola, una delle regole è pronunciare un po' come in italiano. Come la pronunciamo in italiano? Orange juice potrebbe andare anche bene. Però vedete, orange con la G finale non funziona, perché in Giappone hanno tutte sillabe a parte la N e le vocali. Quindi è orange e juice, vedete, non può finire con la S, quindi è juice, orange juice. Sembra difficile, ma poi uno quando ci fa un po' la mano, va in Giappone. Sto parlando del giapponese parlato, scusate, dell'inglese parlato alla giapponese. E anche se molte parole proprio nel giapponese stesso sono in inglese, perché non, come, non lo so, come in Italia, boh, non so se yogurt è italiano anche, magari è entrato nell'italiano o magari era già italiano, non lo so, però ho capito, quelle hotel tipo, no? Tipo in giapponese hotel si dice hoteru. Ok, perché la L non ce l'hanno, quindi dicono ru praticamente. Hotel. Quindi quando andate in Giappone ricordatevi questa cosa, perché non è che loro stanno lì e dite where's my hotel? No, where is my hotel? Ok, questo è il giapponese, l'inglese pronunciato per i giapponesi. E il mio invito sarebbe che anche gli inglesi o gli americani, quando vengono in Italia, si adattino un minimo. Non mi taglino tutto. Good morning. Cioè, dimmi good morning. Non lo so, come dicono a Londra, good morning. Magari non con la G alla fine, ma una cosa così, non good morning. Cioè, non si capisce. Poi magari io lo capisco, ok, quando mi parlano. Però mi ricordo che questo cameriere era un po' così in crisi.
Adesso niente, la sto tirando un po' per le lunghe. Qua siamo nel bosco della città, il della Cité. A tra poco. Je le pont d'or de le plus facile. Il della Cité. Il della Cité. Poi io quando corro corro così, no? Cantando, facendo così, facendo l'aeroplanino. Per quello che poi mi stanco. Vedete che quando arriva la fine c'è i cronometristi che hanno già chiuso tutto. Sono già mangiati la testa. Niente, qui adesso mi sto avvicinando alla fine della gara, pian piano. Qua siamo nel bosco della città, anche questo giro ve lo consiglio. Quando passate da Rovereto. Ah, di qua? Sì, per la gara. Io speravo dall'altra, sinceramente, perché si sarebbe accorciata di molto, cioè avrei quasi finita, invece è ancora lunga. A casa i funghi che ho fatto 2 giorni fa, che vi dicevo all'inizio del video, li abbiamo preparati, funghi del sangue, li abbiamo fatti alla griglia, mangiati subito freschi la sera. E poi niente, abbiamo fatto questo misto di funghi, un po' di tutto, perché tra l'altro abbiamo preso praticamente tutto, non i velenosi ovviamente, però davvero almeno avrò preso almeno, avremmo preso non so, tipo 30 diverse specie di funghi, specie o specie. Qual è il plurale di specie? Plurale di specie è, non lo so, specie, non lo so. Comunque insomma abbiamo preso almeno 30 diversi tipi di funghi. Funghi del sangue fatti alla griglia. Poi abbiamo preso un altro fungo. Qua c'è pieno di lucertole. Che si chiama Cornucopiensis, non mi ricordo il nome esatto, però praticamente questo Cornucopiensis, mi sembra si chiami così, è un fungo praticamente nero, anche un po' strano, che dici, madonna, sarà stravelenoso, invece è fantastico perché praticamente ci potete fare una pasta tipo nero di seppia, però coi funghi, cioè tipo il vegano, i vegani mangiano i funghi, sì, teoria. No, me lo sto chiedendo perché in teoria il fungo non è una verdura, no? Cioè, ovvio che il vegano non mangia, di base, non mangiano prodotti di origine animale. Vabbè, il vegano magari li mangia i funghi, il vegetariano mangia i funghi, sì, in teoria sì. Nel senso che non essendo un vegetale il fungo, perché è un fungo, magari mi è venuto questo dubbio qua. Comunque, uno si potrebbe fare la pasta, il nero di seppia, con i funghi. Allora insomma noi abbiamo preso tutti questi Cornucopiensis, mi sembra si chiami così, e dopo c'è anche un altro nome, una cosa del genere, insomma sono questi funghi neri particolarissimi, molto molto particolari insomma. E allora adesso ho questi funghi da sangue mangiati, poi abbiamo fatto altri tipi di funghi con l'osso buco ieri sera, credeti, quando dopo faccio questi giri qua mi vengono in mente tutti i... Mia moglie ha messo a bollire sti funghi con un'alga giapponese che si chiama, mi pare che ha usato la kombu. Sì, dovrebbe aver usato l'alga kombu. E praticamente tutto sto misto in sta pentola che bolliva, poi mi avevamo messo gli ossobuchi, cioè mia moglie ha fatto gli ossobuchi, è venuta una cosa. E niente, e praticamente dopo invece io la sera ho fatto con un misto di funghi, ho fatto questo misto con vari funghi insomma,
E poi altri funghi separati, come abbiamo fatto altre cose. Sì, però qua veramente me la stanno facendo illimitata sta gara. Poi come vi ho detto sono 3 giorni che mi sto distruggendo. Oggi distrutto, domani questa settimana si lavora alla grande. Poi finalmente spero di fare un po' di relax. E dopo si riparte per il Giappone. Io dico che il Giappone alla fine non è relax, perché accompagnerò un Giappo tour. E quindi, a parte che, cioè, quando si va in Giappone alla fine si cammina minimo, no, non so quando, al giorno non so quando, però insomma si deve camminare. Poi io, come dico sempre, il Giappo tour, se uno non vuole camminare, vuole fare cose alternative, così, è liberissimo. Cioè uno può venire a avere anche una gamba rotta e in qualche modo insomma gli si organizza il programma, ho tutto nella mia testolina. E però alla fine, cioè, se uno viene in Giappone e vuol camminare, tra l'altro andrò un po' prima del gruppo perché devo organizzare delle cose là, quindi insomma starò lì qualche giorno prima e mi distruggerò. Poi c'era tutto questo Giappo tour in cui si camminerà eccetera eccetera, quindi mi devasterò e quindi arriverò a fine mese e qui sarò distrutto. Però prima del viaggio spero di riuscire a farmi almeno una settimana di, non dico di non lavoro, perché non lavorare mi sembrerà abbastanza impossibile, però diciamo magari invece di lavorare 10-12 ore al giorno magari ne riuscirò a lavorare in media, spero, un'oretta al giorno tipo, no? Anche se poi saranno 2, speriamo, magari qualche giorno così. Diciamo che il Giappone è un bellissimo posto, ma non è il viaggio che consiglio per chi vuole relax totale. A meno che uno non si faccia ovviamente, non so, mare, ryokan, che sono questi alberghi tradizionali, diciamo, e cose così. Se uno si fa dei posti così magari riesce a rilassarsi, ma chiaro, c'è chi dice ma sai, noi che viviamo in campagna abbiamo una vita molto salutare, non come voi della città. In realtà chi vive in campagna dice questa cosa perché sembra che la vita magari, cioè, se uno fa il contadino si muove, ma chi vive fuori dalla città alla fine prende sempre la macchina anche per prendere la spesa, per tutto. Invece a Tokyo praticamente chi vive, chi va in vacanza, cioè bisogna camminare un sacco, perché cioè non è che bisogna, però sapete, quando uno arriva lì e se va uno ha l'energia, quella foga, no? E cioè si cammina da mattina a sera se uno vuole, poi se uno non vuole non è un problema. Però uno dice, ah, vivo in campagna, sai, siamo molto a salutare. Salutare cosa? Vai in macchina in ufficio, in macchina a prendere la spesa, non ti muovi, non fai niente. Invece quelli a Tokyo, scarpinano. Uno dice, ma noi in campagna abbiamo un'aria pulita. No, però in realtà anche a Tokyo c'è pochissimo smog, perché tutti si spostano con i mezzi pubblici. Poca gente usa la macchina, ovviamente poca, intendo per essere una metropoli, no? È chiaro. Però una delle metropoli, anzi forse la metropoli, la capitale mondiale con meno auto pro capite, mi sembra, Tokyo. Quindi capite bene. E tra l'altro è molto anche, diciamo, abbastanza ventilata la città di Tokyo. E quindi ma c'è sempre questa bella aria. E quando vengono i partecipanti di Giappo Tour, faccio spesso notare questa cosa. Cioè dico, sentite l'aria, avete sentito puzza di smog in questi giorni? E tutti dicono, e in effetti no, è sempre così. Invece a Hong Kong, sud della Cina, totalmente altro posto, mi ricordo che il primo giorno che ero arrivato, diciamo, quando sono andato a Hong Kong, dei vari giorni, volevo dire, che sono stato a Hong Kong, il primo giorno è stato terribile, perché forse ero stanco, non so perché, insomma c'era una puzza di smog, forse c'era questa cappa, no? E io tra l'altro l'hotel ero un po' in alto, perché poi a Hong Kong anche lì bisogna camminare un casino, e insomma è stata una... Allora, proprio poi c'era questa puzza di cibo, dopo un giorno è scomparso tutto,
e sono stato vari giorni e non c'è più stato questo problema. Però mi ricordo proprio il primo giorno era stato abbastanza tosto. Chissà mia moglie da quanto tempo è arrivata, secondo me tipo da tre quarti d'ora minimo. Spero di no, perché sennò mi dice: hai visto? Ci hai messo tre quarti d'ora più di me. Mi dirà così. Sapete cosa sto pensando? Non so se è venuto anche a voi questo dubbio, eh? Io prima ho detto che ero quart'ultimo, ma non vorrei che quelli dietro di me avessero fatto, diciamo, non i furbi ovviamente, però non avrei che avessero detto: guarda, sono stanco e vado all'arrivo subito. Nel senso che magari, sapete, uno è stanco e dice: beh, mi faccio ancora questi 3-4 km di bosco della città. Non vorrei che abbiano fatto così, quindi io adesso mi ritrovo ad essere l'ultimo giornale e domani sul giornale nella classifica The Last One. Speriamo di... Un energy drink che questa mattina è ingerito dall'atleta numero 31 sta dando i suoi frutti in questa salita conclusiva di questa grande Re del Bosco, prima edizione, una giornata strepitosa qui nei dintorni di Rovereto, 16 km il percorso, punto più alto, il top si è raggiunto nella località Muglietto. Vediamo qua Marco Togni direttamente da Tokyo per il Tokyo Sport Team. Sta raggiungendo l'arrivo, eccolo qua, pochi metri al traguardo. In realtà mi manca un sacco e non ce la faccio più, mi manca tantissimo, mi manca troppo, il re di Cupertino. Cioè, perché mi hanno fatto passare all'arrivo prima e mi hanno fatto fare sto giro? Psicologicamente, cioè, è come andare, capito? Provarci con una tipa, ti fa vedere le mutandine e dice: basta, vado a casa. Cioè, è proprio una cosa. Capita? Non va bene, non va bene. Cioè, è come dire: guarda, c'è questa bellissima cenetta. Tu dici: ah, che buona. E no, però devi solo mangiare pane. Come? Capite? È uguale. Non è uguale, uguale, però quasi. Niente, volevo far vedere che qui c'è questa salita e hanno scritto quanta gente è morta questa mattina, quindi meno 2 chilometri. Ah no, scusate, pensavo fosse il coso dei morti, no, è chilometri, mi sono sbagliato, perché pensavo che qua fossero morti 2 e aggiornavano poi man mano. Sono 2 chilometri all'arrivo, scusate, ho sbagliato. Quando uno se ne intende di montagna, tiene la spighetta così. Di solito è più lunga. Però questo è quando uno se ne intende. Ma in realtà no, in realtà sono quelli che non se ne intendono che lo fanno. Perché pensano che sia della montagna. Vedete, questo è il bosco della città di Rovereto. Dove chi abita a Rovereto o chi è in visita a Rovereto può venire a farsi delle corsette così. È molto carino. Sì, però non me la posso allungare. Wow. Non potevo tagliare di qua. Santissimo. Però hai detto molto bello, no? Sono
So che tutti direte: Marco, sei fortunato. Sono fortunato, ma questo è uno dei posti più brutti di tutto il Trentino. Nel senso che ci sono dei posti molto più belli. Questo, diciamo, se uno abita a Rovereto, vuole venire a farsi un giretto in mezzo ai boschi, viene qui un attimo. Poi tutto sommato non è neanche affollatissimo, a parte qua che magari c'è un bambini, famiglie, così ogni tanto d'estate, fine settimana. Però tutto sommato è un posto dove non viene eccessiva, un'eccessiva quantità di gente. Là c'era scritto, sapete, a me piace, cioè io più che correre mi piace anche camminare veloce, perché avendo fatto marcia per diversi anni, adesso sto camminando molto lentamente, però preferisco andare veloce camminando piuttosto che correre. Che poi a parità di velocità si fa molta più fatica camminando, a parità di velocità. Nel senso che questo concetto molti non lo capiscono. Cioè è ovvio che se io cammino così e c'è uno che corre a razzo, è ovvio che quello che corre a razzo fa più fatica. Ma se uno corre a un'andatura, non so, 5 minuti a chilometro, quindi 12 km l'ora, e io faccio marcia, adesso no, potevo fare, diciamo, marcia a 5 km, si fa molta più fatica facendo marcia, perché ovviamente bisogna tenere entrambi i piedi per terra e bloccare il ginocchio, quindi così. Ok, invece di poter correre liberamente. Ed ovviamente si fa molta più, non è che si, cioè a parità di velocità si fa più fatica. Con la corsa si riesce ad andare più veloci, ovviamente, ok? Ci tengo a precisare questo perché a qualcuno non è chiaro il concetto. Cioè, se non mi credete, provate. C'è un vostro amico che corre a 6 minuti a chilometro, provate a camminare insieme a lui, vediamo quanto riuscite a stare. Quindi vi voglio dire questo, non vuol dire che quindi la marcia sia più faticosa della corsa, eh? Non ho detto questo. Cioè magari lo è, magari non lo è, ma non è questa la teoria che vi sto dicendo. Sto dicendo la banalità che a parità di velocità è più difficile fare marcia. Cioè, come dire, a parità di velocità andare a gattoni è più difficile che correre, capito? A parità di velocità. Cioè si fa più fatica andare a gattoni su di qua piuttosto che camminare su di qua a parità di velocità. Ci tengo a specificare queste cose perché anche se sono ovvietà, c'è sempre chi dice no, però si fa più fatica a correre. Sì, si fa più fatica a correre, ma se vai alla stessa velocità si fa più fatica se ci sono dei limiti. Tipo non poter alzarsi dal suolo e non poter sbloccare le ginocchia, diciamo, quando si fa l'azione. Vabbè, a parte queste cose qua, ultimo chilometro. Sto pensando al mio gorgonzola a casa. La mia salsiccia. No, la mia salsiccia da mangiare a casa, intendo, maliziosi che non siete altro, schifosi. Poi sapete, io quando ci sono queste gare non competitive, quindi diciamo non giochi olimpici, e scrivono ultimo chilometro, non so mai se fidarmi o no. Oh madò, quanti arbusti! Qua fa ridere perché crescono queste piante a una velocità spaziale. Ma ve l'assicuro, cioè venite qua tipo in primavera, è tutto tagliato, magari nel giro di qualche mese, pum. Dicevo che non essendo gare olimpiche, diciamo, ho sempre la mia paura, è sempre quella che scrivano ultimo chilometro, come dire dai che manca poco, ma magari mancano tipo 3 chilometri, no, 3 no. Ma c'è sempre quell'idea che almeno uno dice beh, l'ultimo chilometro dai che corriamo. Poi magari sono 2 chilometri, mi auguro non sia il caso, non è il caso, di solito non succede mai. Ma io quando vedo questa cosa qua
immagino sempre gli scherzetti dei genitori, no? Del tipo, dai che è qua dietro il negozio, vieni con me. Ma lì dietro sono 30 minuti a piedi. Quindi speriamo non sia il caso. Comunque, conoscendo il bosco della città, direi che non dovrebbe essere il caso, perché adesso arriveremo in una zona dove c'è un parcheggio e poi credo che si scavalcherà per il bosco, si scenderà e si arriverà all'arrivo finalmente. Eccomi qua all'arrivo. Manca davvero pochissimo. Sentite? Ecco, hanno chiamato. Anche mi ha chiamato Marco, quindi sono io che mi stanno aspettando. No, scherzo. Finalmente siamo all'arrivo, ragazzi. Secondo me hanno già chiuso tutte le cronometri, cose. Mia moglie sarà già tornata a casa spazientita. Un macello. Grandi problemi della vita. Però eccoci qua, finalmente sento odore di salamella alla griglia. Una gran cosa. Guarda che bella la biga. Siamo a 3 ore e 38. 3 ore 38 e 20 secondi. Quindi ci siamo, 3 ore 38, diciamo sotto le 3 ore 40 è un buon tempo. Pettorale numero 31, taglia il traguardo, in questo momento il pettorale numero 31. 38, 37, 8. Visto? Sotto le 3 ore 40 era il mio obiettivo e quindi siamo arrivati giusti giusti. Eccoci qua. Io direi che per il momento, per questo video è tutto. Venite a visitare il mio sito www.marcotagni.it. Adesso, dopo questo stacco, ci sarà forse qualche contenuto bonus. Tra poco, ciao!